Il Gran Diamante, detto anche il Fiorentino, è visitabile fino al 25 gennaio a Palazzo Medici Riccardi. Intorno a questo gioiello spettacolare che è stato ricostruito da Paolo Penco c'è una lunga leggenda. Quando Cosimo II dei Medici sposa Maria Maddalena d'Austria, gli viene regalato come dono di nozze un diamante magnifico, intorno al quale si sviluppa un'aurea di leggenda in merito alla composizione alchemica. Addirittura nella ricostruzione si sa che sotto ogni piccolo brillante c'era uno specchietto, in modo che la principessa, muovendosi, dava modo al gioiello di prendere la luce, catturarla e rifletterla. È stato questo orafo fiorentino, specializzato nella ricostruzione di gioielli antichi e oggetti di alta oreficeria, a restituirci, questo gioiello, insieme appunto ad altri oggetti, visitabile nella sede di Palazzo Medici Riccardi. Tra l'altro la leggenda si è alimentata anche perché ad un certo punto il diamante fu portato in Austria, dove rimase, sembra, fino alla Prima Guerra Mondiale, quando poi sparì, ma si pensava legata alle vicende di guerra, mentre invece non è più riapparso, non si sa che fine abbia fatto e quindi, come dire, la leggenda metropolitana si è alimentata. Oggi possiamo goderne una copia, sicuramente eccelsa, che è anche l'occasione per riscoprire una piccola grande storia.